tutti, è un vero piacere essere qui con voi. Io sono un membro del comitato scientifico della Fondazione Almeis e ne sono orgoglioso. L'arte della scoperta, che bel titolo per questo evento. Devo dire che a me la parola scoperta ancora mi emoziona, perché scoprire è la cosa più bella che esiste. Vedete, scoprire significa conoscere, ma si può conoscere anche leggendo un libro. Non conoscevo una cosa, legge un libro, la conosce ed è bellissimo. Ma conoscere prima degli altri ed essere il primo al mondo a conoscere qualcosa per poi poterlo raccontare agli altri ricercatori o alle persone che non si occupano di scienza è veramente una cosa, è veramente il massimo, diciamo. Dunque, io oggi vi parlerò un pochino di questo immenso progetto, che appunto è il progetto Genoma, e poi ne approfitterò per raccontarvi di una scoperta scientifica che è stata possibile solo grazie al progetto Genoma. Allora, io spesso comincio le mie lezioni agli studenti con questa diapositiva, che era la copertina della rivista, famosissima rivista Time Magazine, di circa una ventina di anni fa. Ed è molto rappresentativa, è un'immagine alla Quark, diciamo, alla Piero Angela. C'è un neonato sano e sullo sfondo c'è questa sequenza di lettere, che sono solo di quattro tipi, come vedete, T, C, G e A, che rappresenta appunto la sequenza del genoma umano. Perché questa è un'immagine di effetto? Perché ci dice subito che perché ci sia un neonato che abbia queste sembianze e che sia un neonato sano, ci deve essere un corretto messaggio scritto in queste lettere. E di queste lettere nel nostro genoma ce ne sono circa 3 miliardi e 200 milioni. E in queste lettere c'è scritto come costruire un essere vivente, ci sono scritte le differenze tra le persone di specie diverse e di persone e gli individui della stessa specie. Per esempio, se in questa stanza ci sono 200 nasi diversi, non so se avete fatto mai caso a guardare le facce della gente, quanto ognuna sia unica, bene, queste differenze sono tutte scritte in questo nostro DNA. E per quanto riguarda le malattie, anche il cambio di certe volte di una singola di queste lettere può causare una gravissima malattia, o per esempio ci può predisporre, tramite l'interazione tra genetica e ambiente, ci può predisporre ad ammalarci o no di una particolare malattia. Quindi è importante conoscere questa successione di lettere, e per questo appunto vari anni fa è partito questo grande progetto, il progetto Genoma Umano, nel 1990, da un'idea di Renato Trubecco, un italiano, quindi è importante sottolinearlo. Questo è stato il primo a proporre questa idea, che era super avventurosa per la tecnologia dei tempi, di sequenziare l'intero patrimonio genetico dell'uomo. E l'obiettivo appunto era determinare l'intera sequenza di basi che compone il genoma umano, circa 3 miliardi e 200 milioni di lettere. Circa 10 anni dopo, 11 per la precisione, ecco che viene pubblicata dalle due principali riviste scientifiche, Nature e Science, la sequenza una sequenza rappresentativa del genoma umano, che era fatta praticamente da pezzi di sequenza di individui diversi, circa un centinaio di individui diversi. Le vedete che le due riviste hanno scelto due copertine completamente diverse, ma entrambe che richiamano la doppia elica. Qui ognuna di queste è una persona diversa, e con il gioco dei colori si costruisce la doppia elica. Qui invece le persone si avvolgono come se fossero in una doppia elica. Ecco, quindi nel 2001 viene pubblicata la prima sequenza rappresentativa dell'intero patrimonio genetico dell'uomo. Per darvi un'idea di questa complessità, di questo messaggio,
in cui ci sono le istruzioni della vita, che è stato definito il libro della vita, il libro delle istruzioni di come fare una, costruire una persona, costituire una persona, ho scelto di farvi vedere questa fotografia che feci, credo, una decina d'anni fa, o forse qualcosa in più, una dozzina di anni fa, in un congresso dove c'era un'intera sala del congresso in cui era stata stampata la sequenza di solo uno dei cromosomi, dei 23 tipi diversi di cromosomi che costituiscono il nostro patrimonio genetico, il cromosoma X. E vedete, ognuno di questi pannelli è alto circa 10 metri e un metro di larghezza, e qui è la stampa di tutta la sequenza. I geni sono questi qui in rosso, e le sequenze che ci sono tra un gene e l'altro sono di questo colore verde e nero, e c'erano 160 pannelli in questa enorme stanza di congresso, e questa era solo il cromosoma X. Ci sarebbero voluti 3200 pannelli per stampare l'intera sequenza del patrimonio genetico dell'uomo. E vedete, basta certe volte un cambiamento di una sola di queste lettere. Qui una lettera erano stampate con un font, credo, Times 12, se non mi sbaglio, per causare una grave malattia. Questo per farvi capire quanto è delicato questo messaggio genetico. Io sto per farvi vedere anche quanto erano grandi questi pannelli. Da allora ad oggi è cambiata moltissimo la tecnologia, e come al solito nel campo della ricerca genetica e nella ricerca in generale la tecnologia fa da padrone, e sono stati costruiti dei sequenziatori, degli apparecchi che sono in grado di sequenziare genomi ad una velocità enormemente più grande. Questo è l'ultimo di queste potentissime macchine, l'Illumina iSeq 10. Questo che cosa ha consentito? Ha consentito sempre di più di sequenziare non un genoma di riferimento, ma i genomi individuali, i genomi di ciascuno di noi. E fino ad oggi sono stati sequenziati già circa 1 milione di diversi genomi. Cioè, da che ci sono voluti 10 anni per sequenziarne uno di riferimento, oggi vengono sequenziati genomi ad una frequenza altissima e a un costo enormemente più basso. Questo ci consentirà di decifrare meglio le differenze che ci sono tra ciascuno di noi e identificare quelle differenze che sono causa di malattia o predisposizione a malattia. E infatti lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Obama, presidente ancora per poco, pochissimo, ha lanciato questa iniziativa della Precision Medicine, che è una medicina, un tipo di medicina personalizzata sulla base del patrimonio genetico di ciascuno di noi, perché ciascuno di noi, poiché ha un diverso patrimonio genetico, potrebbe per esempio rispondere meglio o peggio ad un particolare farmaco, e quindi un tipo di medicina personalizzata sulla base delle diversità genetiche che esistono tra ciascuno di noi. Quello invece di cui volevo parlarvi in dettaglio e di come questo approccio genomico ha cambiato radicalmente le strategie con cui noi ricercatori facciamo ricerca di base. E per spiegarvi questo utilizzo l'esempio del puzzle, che funziona sempre, diciamo, fondamentalmente. Ecco, mettiamo che il nostro obiettivo è quello di costruire un puzzle, il puzzle dell'uomo, della vita della salute e delle malattie, diciamo. Dobbiamo costruire questo puzzle, e prima del progetto Genoma non avevamo i pezzi per poterlo costruire. Adesso i pezzi sono sul tavolo, ma li dobbiamo incastrare l'uno con l'altro, ed è un'opera immensa quella di incastrare i pezzi l'uno sull'altro. Dobbiamo inventarci delle strategie di come incastrare i pezzi l'uno con l'altro. Allora, come si fa? La ricerca tradizionale è stata abituata sempre ad affrontare un problema alla volta, un gene alla volta, una proteina alla volta, focalizzata su un singolo gene, su una singola proteina. Quindi partendo da un singolo pezzo andare a vedere quelli che si incastrano intorno a questo pezzo. Ma voi sapete, per quelli di voi che hanno fatto puzzle, sanno bene che questa non è una buona strategia per costruire il puzzle.
Qual è una buona strategia per costruire il puzzle? È cercare pezzi che hanno similitudini. Quindi immaginiamo di avere una macchina che è in grado, per esempio, di isolare tutti i pezzi che hanno che cosa? Una caratteristica in comune. Qual è una caratteristica utile per fare un puzzle? Nessuno ha mai fatto un puzzle. Il lato dritto. Ok, il lato dritto. Mettiamo che c'è una macchina che ci mette tutti i pezzi nell'imbuto e escono fuori i pezzi col lato dritto. Ora, ovviamente i pezzi col lato dritto sono utili a fare la cornice. Ecco, oggi si stanno sviluppando macchine che sono in grado di, sia per le proteine, sia per gli RNA, sia per tante altre cose, macchine che sono in grado di mettere insieme pezzi del puzzle basandosi su caratteristiche in comune. Per esempio, un'altra caratteristica su cui ci si può basare è il colore predominante. Mettiamo, non so, che stiamo guardando, ci interessa l'occhio, vediamo tutti i geni che sono espressi nell'occhio, è più probabile che i geni che sono espressi nell'occhio interagiscono tra di loro e funzionano insieme perché sono tutti quanti espressi nell'occhio, per esempio. E questo ovviamente ci aiuterà a comporre dei pezzi del puzzle, e guardando questi pezzi ci possiamo già cominciare a fare un'idea su quale sarà il messaggio finale del puzzle, che in questo caso è Aladino, ma questo è semplicemente perché quando ho fatto questo scherzetto mio figlio aveva 2 o 3 anni, diciamo, fondamentalmente. Quindi per parlarvi molto molto brevemente di una scoperta scientifica che abbiamo fatto basandoci proprio sulle conoscenze che derivavano dal genoma umano, noi da un bel po' di tempo nel mio gruppo che lavoriamo su degli organelli che stanno all'interno delle cellule che si chiamano lisosomi. Questi organelli sono appunto all'interno di tutte le nostre cellule e sono come una sorta di, lo dico da napoletano, ahimè, termovalorizzatori delle cellule, cioè sono addetti alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti della cellula. E tra l'altro da questi rifiuti generano energia, quindi sono dei veri e propri termovalorizzatori. E le sostanze devono essere trasportate all'isosoma per essere smaltite, i rifiuti, e per trasportare i rifiuti all'isosoma esistono una serie di meccanismi all'interno della cellula, e uno di quelli di cui vorrei parlarvi, cioè vorrei citare, è questo dell'autofagia, perché sta diventando sempre più popolare, è un meccanismo importantissimo, ed infatti proprio quest'anno è stato dato il premio Nobel della medicina alla persona, al giapponese Yoshinori Osumi, che ha scoperto questo meccanismo dell'autofagia, che serve a portare ai lisosomi le sostanze che devono essere smaltite e degradate. Qualche anno fa noi abbiamo scoperto che c'è un gene, l'abbiamo scoperto utilizzando queste tecniche, che sono tecniche che si basano su ricerca in silico, cioè utilizzando i computer. Oggi si fa tantissima ricerca semplicemente utilizzando il computer e andando a guardare nei database, e sfruttando le conoscenze derivate dal progetto Genoma Umano abbiamo scoperto un gene master, sono i geni che regolano il funzionamento di tanti altri geni, che sovrintende alla funzione dei lisosomi, controlla la funzione dei lisosomi. È un po' come un telecomando genetico, cioè immaginatevi che i geni che sono importanti per il lisosoma sono questi monitor televisivi rossi, e TFEB, questo gene, è in grado di controllare il funzionamento, di aumentare o diminuire i geni dell'isosoma, e quindi agendo su questo telecomando noi possiamo aumentare o diminuire la funzione degli isosomi e quindi aumentare o diminuire la pulizia delle cellule, la capacità delle cellule di liberarsi da sostanze tossiche. Quindi regolando la funzione di questo gene possiamo ripulire le cellule dalle sostanze tossiche, e ci siamo subito posti, non solo noi ma tanti altri ricercatori al mondo dopo la nostra scoperta, il quesito se è possibile utilizzare questo gene come strumento di terapia, e lo abbiamo fatto su quel tipo di malattie nelle quali c'è appunto una disfunzione dei lisosomi e in cui si accumulano queste sostanze. E queste malattie, solo per fare alcuni esempi qui, sono malattie in alcuni casi
molto rare e che forse di cui non avete mai sentito parlare, ma sono molto gravi, colpiscono i bambini e si accompagnano molto spesso a neurodegenerazione, che sono le malattie da accumulo lisosomiali, ma anche malattie molto comuni come l'Alzheimer e il Parkinson, dove appunto è stato dimostrato che c'è una disfunzione a livello del sistema lisosomiale autofagico e quindi c'è un accumulo di sostanze tossiche che causano neurodegenerazione. E sia noi che altri, molti altri ricercatori al mondo, su modelli animali di malattia, abbiamo dimostrato che questa, aumentando la funzione di questo gene, siamo in grado di ripulire sia in vitro che in vivo le cellule dall'accumulo di sostanze tossiche, come nel caso della proteina tau in un modello murino di Alzheimer. Ognuno di questi sono uno o più pubblicazioni, uno o più studi, o nel caso della malattia di Pompe, che è una malattia di accumulo lisosomiale, questo è l'accumulo di glicogeno che c'è in questa malattia e qui sono le cellule appunto ripulite da questo gene. Nel caso di un'altra malattia che si chiama deficit di alfa 1 antitripsina, ancora questa azione di ripulizia, ma addirittura nell'obesità indotta dalla dieta c'è questo accumulo di goccioline lipidiche che appunto scompaiono una volta che viene aggiunto questo gene. Quindi molti gruppi di ricerca al mondo stanno cercando il modo di come agire senza causare effetti collaterali su questo gene per promuovere la pulizia delle cellule. E per finire vorrei spendere due parole sull'importanza di questa fondazione, della Giovanni Arbenisi Harvard Foundation. Io da molti anni collaboro con un'altra fondazione italiana che ha svolto anche questa un compito importantissimo per la ricerca italiana, e questa è la fondazione Telethon. Io mi trovavo negli Stati Uniti, ero lì da 7 anni e il motivo per cui sono rientrato in Italia, non avevo nessuna intenzione di rientrare per la verità, nessun interesse nemmeno particolare di rientrare, ma una proposta molto interessante dal punto di vista proprio di poter realizzare qualcosa di importante mi fu fatta dall'allora presidente della Fondazione Telethon, Susanna Agnelli, di rientrare in Italia, di costruire un istituto di ricerca in Italia. E questo tipo di proposte sono proprio quelle che fanno la differenza nel nostro paese, e questo è proprio quello che sta facendo l'Arbenisi Harvard Foundation. Entrambe queste fondazioni hanno posto il merito al centro dei loro valori ed entrambe queste fondazioni hanno deciso di promuovere la ricerca di base, perché solo tramite la ricerca di base si può poi passare alle applicazioni. Per cui credo che queste due fondazioni, che tra l'altro hanno già dimostrato di collaborare molto proficuamente in passato, siano l'esempio di come si devono fare le cose nel nostro paese. Per finire voglio appunto farvi vedere una foto del nostro bellissimo istituto, che ci siamo spostati 2 anni fa in una nuova sede a Pozzuoli, nella ex fabbrica Olivetti, una fabbrica gloriosa per il Mezzogiorno d'Italia, ma per l'Italia e tutta l'Italia, e una fabbrica che Olivetti aveva definito una fabbrica con vista mare, perché la vista che noi abbiamo dal nostro istituto che la cui missione è quella di comprendere i meccanismi che causano le malattie genetiche e svilupparne nuove terapie. Vedete che già da questa missione si capisce che comprendere i meccanismi significa ricerca di base per poi sfruttare queste conoscenze per sviluppare nuove terapie. Dicevo, una vista che potete vedere in questa rappresentazione, e qui è proprio dove si trova in questo momento l'istituto, e questo era qualche anno fa con una splendida vista sul Golfo di Pozzuoli. Vi ringrazio.